da Lugano con le mani, tutti insieme, tutti insieme, tutta la pista con le mani, tutti insieme, tutti insieme. Qual è stato lo stato d'animo del tifoso bianconero questa stagione? Sicuramente durante la stagione ho visto tantissimo entusiasmo, abbiamo portato più gente alla Ressega, abbiamo aumentato e abbiamo raggiunto il record di abbonamenti venduti. E penso che la gente sia anche parecchio divertita perché le partite sono state tutte molto tirate e comunque tutte molto belle, di ottimo livello e di tante emozioni. Peccato per come sia finita la stagione, però mi sembra comunque di respirare che il tifoso ha deciso di sposare il nostro, quello che noi chiamiamo il nostro progetto, e lo dimostra l'affluenza di gente che è venuta alla festa finale alla Casetta Gialla, che è stata fatta appunto alla fine della stagione, e questo è un ottimo inizio anche per quello che sarà poi la prossima stagione. Cosa che mi è piaciuto di più? Proprio l'aumento del spettatorio, del numero di spettatori che sono venuto alla pista, e il fatto che la squadra è riuscito di motivare le gente in giro dal Lugano di ritornare alla Ressega. Le cose positive per noi, per il staff tecnico, è la prima giornata la squadra lavorava sempre al 100%, lo so che ognuno è dato il massimo, e quello a noi chiaramente fa molto piacere, perché alla fine è quello che possiamo chiedere, dare tutto, e l'atteggiamento della squadra per me era molto positivo. Ho ottenuto buoni risultati nella regular season, siamo stati vicino al primo posto, e alla fine siamo riusciti a essere terzi. Dal lavoro duro da ognuno, anche i tifosi hanno visto quello e sono venuti di più nel stadio, hanno apprezzato una squadra che lotta ogni sera, e questa sicura è una cosa molto positiva. Negativa, alla fine non siamo riusciti a battere di nuovo la Ginevra, e la squadra che noi, da quando noi siamo qui, dà più fastidio. Alla fine, quando era veramente importante, quando poi raccogliere i frutti del lavoro che è fatto per 7-8 mesi, siamo riusciti con mani vuote. Dobbiamo allenarsi, cioè, e prepararsi per l'anno prossimo, e questo è, possiamo girare quelle nel positivo, perché così siamo più pronti per la nuova stagione. Mancano 4 mesi all'inizio della nuova stagione. Cosa possono fare i nostri tifosi per restarci vicini e per non avere nostalgia dell'hockey? Innanzitutto l'anno prossimo faremo il 75esimo di fondazione, quindi stiamo giusto facendo delle riunioni per fare degli eventi che speriamo possano già cominciare durante la primavera estate. E poi consiglio di chiaramente leggere Lugano Hockey, che è sempre interessante. E per stare ancora più vicini ai nostri tifosi abbiamo pensato di ampliare un po' tutto quello che è il nostro social network, quindi ci vedrete più attivi anche su queste piattaforme tipo Facebook, Twitter, Instagram, e chiaramente anche il sito ufficiale della squadra. Magico Lugano.